La fondazione Polis sono 16 anni e mi permetto proprio di dire alcune cose quasi per titolo, perché chiaramente l'introduzione non deve né prevaricare le riflessioni degli altre e né tantomeno, come dire, avere la supponenza di voler dire chissà quante cose che magari non si potrebbero dire, perché giustamente vengono declinate da esperienze, da competenze, da conoscenze delle persone che sono qui a questa riflessione. E la prima parola che mi viene in mente, pensando perché l'assessore Morcone ha voluto che ci fosse la mia presenza come presidente della Fondazione Polis, non è solo per l'affetto e l'amicizia che ci unisce, perché la Fondazione Polis da 16 anni è stata pensata come una situazione altra, in quanto si interessa di vittime e si interessa dell'utilizzo sociale dei beni confiscati, di una situazione altra che la Regione ha voluto affidare per sganciare questi temi dalla semplice conduzione politica, amministrativa, e soprattutto perché questa conduzione può diventare, data ad una condizione altra, una linfa per ragionare sulle questioni che riguardano sia i familiari delle vittime, e in questo caso riguardano anche, il riutilizzo sociale dei beni confiscati. E dico questo perché, come fondazione ci siamo sempre preoccupati. E questa sera vorremmo entrare proprio in punta di piedi dentro questo tema, a sottolineare la necessità di quelle pratiche e di quelle esperienze comunitarie che danno sia ai familiari sia ai beni confiscati e ai beni riutilizzati dentro la logica della confisca una possibilità altra, con un punto di partenza e con un punto d'arrivo che coincidono, appunto la capacità di fare comunità su questi temi. Voi capite bene che fare comunità sul tema della memoria significa fare in modo che la rassegnazione, la disperazione, qualche volta persino un bisogno di vendetta, no? Ma non mi riferisco a quella tribale di chi va a uccidere il nemico, ma di chi vuole vedere nel nemico la possibilità di crepare quanto prima, o comunque di stare in una condizione di soggezione. Così come per i beni confiscati non si può immaginare che è una lotta per togliere e per dare a qualcun altro, perché si perpetui un certo modello economico, amministrativo e sociale sul territorio. Allora, questa dimensione altra, cioè la possibilità di sganciare dalla politica e dal dato amministrativo le situazioni, questo tema della dimensione comunitaria ci permettono di poter entrare anche nel vivo di quelle che sono, che è il tema di questa sera, cioè le pratiche di comunità e l'impresa sociale. Voglio dire, siete persone intelligentissime da capire che non potevo non utilizzare questi due termini per entrare in merito a questa riflessione, la dimensione dell'alterità e la dimensione della dimensione comunitaria. Ovviamente con un grande desiderio, quello di determinare un cambiamento di visione rispetto a queste situazioni, ma per chi? Per quelli che acquisiscono il bene, no? Per la società, cosiddetta società civile. Cioè per quelli che circondano il bene confiscato e che hanno visto in quel bene sempre l'espressione massima della vittoria dei segni del potere e non invece del potere dei segni. Non è solo un gioco di parole per attirare la vostra attenzione post-meridiana, ma è soprattutto per dire che il segno del potere è lasciare le persone a bocca aperta per quello che è successo e per quello che è impossibile aspirare e che è giusto che non si aspiri a quelle modalità di acquisizione di un bene, ma la possibilità di far diventare quel bene e di farlo diventare l'espressione visibile del cosiddetto potere dei segni, cioè di come dei segni hanno il potere di cambiare la cultura, la mentalità e soprattutto la soggezione da parte delle persone buone nei confronti della criminalità organizzata. Mi è piaciuto inserire 5 minuti e smetto, non mi preoccupare. Mi è piaciuto inserire dentro questa riflessione un ricordo biblico. Sono un sacerdote, quindi non ho né paura né timore di citare la Bibbia, ma non in vista di come dire, una riflessione confessionale, perché dobbiamo credere o dobbiamo appartenere, ma proprio dal punto di vista antropologico. Quando ci fu nel deserto il problema di come procurarsi il cibo, come al solito si andava sempre dal capo, in quel caso Mosè, da qualcun altro, per dire: ma qui non abbiamo da mangiare, come facciamo ad andare avanti? Come facciamo a credere che andiamo verso una città, verso un regno che è fatto di giustizia e di pace?
E allora qualcuno da lassù, qualcuno che volete anche in natura, pensò a due cose: la manna e se non sbaglio le quaglie, sì, erano cose del genere, e le ebbero, solo che qualcuno pensò di accumularle a dispetto degli altri, non solo per mancanza di fiducia, certo la valenza biblica è quindi non hai avuto fiducia, ma anche per la cupidigia, cioè il fatto che mi è messa a disposizione qualcosa, gli accumulo e tolgo di mezzo. E ovviamente la dimensione accumulativa non ha nulla a che vedere con la dimensione comunitaria. E allora che cosa successe? È successo che quelli che avevano accumulato il mangiare fece una brutta fine. Lo dovettero buttare, perché il giorno dopo lo trovarono già avariato, quello accumulato. Quello invece conservato per sé e per gli altri divenne soddisfazione, divenne motivo di condivisione, motivo di speranza e soprattutto motivo di riempimento di pancia senza nessuna problematica particolare. Ho detto questo per dire che è la cultura che accompagna l'impresa sociale, è la cultura che accompagna quella dimensione comunitaria che dovrebbe e che deve abitare nel riutilizzo sociale dei beni confiscati. Ovviamente noi abbiamo esperienze, questa sera noi siamo qui non solo a considerare le criticità. Dopo diversi anni, dopo 40 anni dalla legge Rognoni-La Torre, che è stata anche citata precedentemente, giustamente, c'è dentro questa legge anche il profumo, scusate quasi termine strano, il profumo del martirio, no, non il puzzo di morte di quelli che hanno ucciso, ma il profumo di chi ha dato la vita per queste cose. Dopo 40 anni da questa legge, io credo che questa sera noi stiamo qui non solo a registrare le criticità, a volte lo dico quasi da gossip, mi scuserete per la semplificazione, a volte ci sono nelle realtà dei beni confiscati ci sono più morti per fuoco amico che morti per fuoco nemico. Dico morti non nel senso violento e cruento, ma di persone che sono mortificate dalla possibilità di utilizzare il bene confiscato perché sono stati, tra virgolette, pistolettati dal fuoco amico e non dal fuoco nemico. Voglio dire, è chiaro che qui dentro, e oggi ho rivisto tanti compagni di viaggio in questo pomeriggio, ci sono tante criticità che ci vedono a volte sofferenti nel portare avanti, però è anche vero che dopo 40 anni dalla legge La Torre noi siamo qui, per riunioni ovviamente, siamo qui per registrare anche le buone pratiche, cioè anche quelle esemplarità che ci hanno permesso, grazie a sentirci una cosa altra dalla semplice amministrazione politica, il fatto che ci siamo sentiti dentro un'esperienza comunitaria, siamo qui anche a registrare, come dire, doverosamente, non solo il successo, ma il nostro garantire il perpetuare del successo, che è possibile riutilizzare i beni confiscati. Vi chiedo scusa per il senso quasi di banalità, però è possibile, questa possibilità ce la dobbiamo dire dentro questa sala, dentro questo convegno, ce la confermiamo di volta in volta con l'assessore, ce la confermiamo di volta in volta con l'agenzia, ce lo diciamo di volta in volta persino col legislatore, che evidentemente nessuna legge è fine a se stessa, ma va sempre rivisitata, accompagnata e a volte anche ritoccata. E poi c'è la terza parola che a me sembra importante, che quest'oggi viene utilizzata dentro questa sala, la parola sociale, la parola sociale, che non è un vezzo, non è un'aggettivazione quasi alternativa ad altre cose. Dico la parola sociale perché penso che l'esperienza che abbiamo avuto in alcuni territori dà alla comunità di cambiare orientamento. Sono un po' di anni dall'uccisione di Don Peppe Diana e quel territorio, dopo la morte di Don Peppe Diana, non declina più i cittadini di quel territorio come i casalesi, cioè sinonimo di un'appartenenza a una banda armata, di una criminalità organizzata, ma ad un gruppo di cittadini che ha fatto sì che tutti quei beni diventassero qualcosa di bello, di importante e di fiducia per le persone. Vedete, io credo che i beni confiscati educano a quelli che li animano e a quelli che ne usufruiscono per motivi di servizio, di prossimità, ci educano tutti alla bellezza, quella bellezza che viene spesso scomodata anche nei nostri convegni, nelle nostre riflessioni, che è riconducibile a Dostoevskij, ma non solo, perché è l'amore e il dolore condiviso, cioè la capacità di condivisione, la capacità di stare insieme per poter vivere, per chiudere quella bocca rispetto alle persone che
restano ammirati della bellezza che è frutto di sopruso, e quindi non è bellezza ma è frutto di morte, invece di quella bellezza che deve essere sicuramente frutto della condivisione. E ultima cosa, credo che il riutilizzo sociale dei beni confiscati contribuisce a quella terribile patologia che caratterizza spesso i nostri territori. Veramente in questo siamo purtroppo in buona compagnia. Penso che il paese Italia a volte sente questa problematica, quello della rassegnazione, cioè quello della impossibilità a credere che il cambiamento è possibile. E sempre tornando a quel passo della Bibbia, dopo quell'esperienza biblica, chi ha riflettuto su quelle storie, soprattutto in un libro, quello di Cassidim, ci aiuta a capire che il vero esilio per gli ebrei si ebbe quando essi cominciarono a sopportarlo. Non ve lo so dire in ebraico, però ve lo so dire in napoletano, che è lingua, non è un dialetto, addaia così. E quando un popolo si convince che addaia così, capite bene che quel bene non solo non viene tolto, ma addirittura forse viene restituito in maniera più solenne alla criminalità organizzata. Il cambiamento, la possibilità di uscire dalla desertificazione dell'esilio, ci permette veramente di poter andare oltre. E quando vedo, e termino, che nei beni confiscati avvengono due cose importanti, sicuramente. La prima è quella quando assegniamo a quel bene confiscato il nome di una vittima, e che quando in quel bene confiscato addirittura ci vanno a lavorare coloro che sono stati causa della vittima, cioè i detenuti o persone che grazie all'istituto della messa alla prova possono andare a lavorare in quella condizione. Bene, quando queste due realtà si incontrano vuol dire che è avvenuto un grande prodigio, non di carattere metafisico ma di carattere culturale, anche di carattere politico, nell'accezione più bella di questo termine, cioè che le rassegnazioni delle vittime e dei colpevoli in quel bene diventano motivo di confronto, e si esce dalla propria rassegnazione di persona uccisa o di persona che è uccisa e si va verso un'altra ipotesi, che è quella che più ci appartiene, quello di diventare definitivamente persona, perché riconosciuti, accompagnati e supportati nella dignità della vita. Grazie. Grazie a Don Torino Palmese.